Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato la costituzione del gruppo Insieme per il Futuro, la nuova componente che fa capo a Luigi Di Maio, che ieri insieme ad altri deputati ha lasciato il Movimento 5 Stelle. È l'epilogo degli ultimi attriti con Giuseppe Conte sul posizionamento del movimento nei confronti della guerra in Ucraina. È una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare, ha dichiarato Di Maio, che si trascina una sessantina di parlamentari e da oggi il Movimento 5 Stelle non è più la prima forza in Parlamento.